Allora, siamo a Guardia dei Lombardi, nella piazza principale, Piazza della Vittoria, in cui, come potete evidenziato, il monumento che ricorda i caduti della Grande Guerra 15-18, di cui quest'anno ricorre il centenario. Il paese è una delle vette dell'Altiorpinia, anzi il secondo come altimetria, dal momento che il primo è Trevico, 1040 metri, Guardia dei Lombardi è 999, diciamo 1000, perché la parte più alta, dove il Monte Cerreto, raggiunge l'altitudine di 1020 metri. Si trova in una posizione, diciamo, privilegiata e particolare per quanto riguarda il clima, perché è un poco al centro tra il Mar Tirreno da una parte e il Mare Adriatico dall'altra, tant'è che nelle giornate terse, molto limpide, dalla vetta del campanile, del maestoso campanile della Chiesa Madre, si può volgere lo sguardo, che può giungere da una parte verso il Salernitano e quindi prospiciente il Mar Tirreno, dall'altra invece il Mare Adriatico verso il Foggiano. Il clima è molto rigido d'inverno, abbastanza mite d'estate e molto piovoso nel periodo invernale. La storia di Guardia dei Lombardi è tutta improntata attorno al toponimo di Guardia Lombardi o Guardia dei Lombardi, a seconda come si voglia così classificare, dal momento che è stato fondato da un gruppo dei Longobardi provenienti dalla Pannonia, i quali si sono qui stabiliti perché era un punto ideale proprio per sconfiggere i normanni dall'altra parte, da una parte diciamo, e i romani dall'altra parte. È molto ricco di storia, ricco di vegetazione e anche di architettura. Soprattutto l'architettura è ben visibile in alcuni punti principali del centro storico di Guardia dei Lombardi, con il campanile maestoso e la chiesa risalente al 1265, quando c'è stata la prima costruzione a croce greca, ripresa poi e ampliata nel 1315. Il Museo della Civiltà dell'Arte Contadina ha proprio come finalità quella di far conoscere le tradizioni della civiltà contadina, riproporre una cultura urbana e poi attraverso la conoscenza come base e attraverso le capacità e la creatività del visitatore ma anche della gente comune può offrire spazi di occupazione e di studio per quanti ne volessero mettere in pratica gli indirizzi che attraverso gli orizzonti culturali, attraverso gli orizzonti dell'attuale capacità di riproporre l'agricoltura, di riproporre l'artigianato, può offrire sbocchi
lavorativi interessanti in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Questa che andremo adesso a visitare è la mostra del ricamo che unitamente ad una mostra fotografica arricchisce il Museo dell'Arte della Civiltà Contadina dal momento che offre al visitatore la possibilità di venire a conoscenza di quelle che sono le tradizioni culturali e anche la possibilità attraverso uno studio, una riflessione particolare di poter trarre insegnamenti per uno sbocco lavorativo al futuro. La mostra fotografica è ricca di 170 quadri e più di 400 fotografie. Al momento qui è stata riproposta diciamo al 90% anche per mancanza di spazi adeguati. Thank you.
intanto l'invito caldissimo per i visitatori è quello di venire a Guardia e di vedere questo museo che ci permette di conoscere meglio il passato, perché conoscendo il passato chiaramente riusciremo a capire meglio il presente e a programmare con intelligenza il futuro. Venire a Guardia significa anche godere aria saluberrima, godere un paesaggio stupendo e soprattutto queste bellezze artistiche e storiche che il comune ci offre.